Buongiorno e buon video a tutte. Oggi vi voglio far vedere come si sviluppa, come si fa questo punto. L'abbiamo trovato sul web, vedete, è una copertina, direi che è molto molto bella e soltanto chi ha visto questo punto ha trovato qualche difficoltà nell'eseguirlo, o meglio, probabilmente non hanno interpretato bene lo schema che peraltro è allegato a queste foto. E allora vediamo un attimino di farlo assieme in modo da poter essere di aiuto a chi non è riuscito a farlo. Il disegno si sviluppa su 16 punti, quindi dalla riga rossa alla riga rossa. Ogni modulo, chiamiamolo così, è formato da 16 punti. Io per fare il campione ne ho montate 32, cioè due moduli, più due punti di vivagno, per cui ho montato 34 punti e ho fatto una riga di rito, cioè due righe di rasato, una riga di rito e una riga rovescio, in modo da poter avere un pochino più malleabilità con i punti, ma altrimenti, come vedete, scusate, come vedete qui dallo schema, inizierebbero addirittura proprio dalla prima riga. Io consiglio sempre, specie se si fa una copertina e volete poi rifinirla o con qualche riga di uncinetto o altro, di fare sempre un ferro o due di rasato. Eventualmente, se ne volete fare soltanto uno, voi montate i punti e poi fate la prima riga a rovescio, così vi ritrovate sul diritto del lavoro con una riga solo. Ma comunque questo è un imparatriccio, un campioncino, quindi non creiamoci troppi problemi. Allora abbiamo detto 34 punti e partiamo da qui, più il punto di vivagno che abbiamo fatto. Allora, punto di vivagno senza lavorarlo, al contrario di quello che è, quindi a rovescio, due diritti, un gettato e un accavallato semplice, cioè prendiamo il punto senza farlo, lavoriamo a diritto il secondo punto e accavalliamo il primo punto sul secondo. Di nuovo un altro gettato e un altro accavallato semplice e lo riaccavalliamo. Dopodiché facciamo 5 punti diritti. 1, 2, 3, 4, 5. Adesso ci troviamo dalla parte opposta del rettangolo. Adesso avremo fatto praticamente questo, scusate che non si vede. Ecco, adesso avremo fatto questo pezzo, abbiamo iniziato ad andare con le diminuzioni e con i gettati da destra verso sinistra. Abbiamo fatto i nostri 5 punti e adesso dobbiamo fare le diminuzioni e i gettati che vanno da sinistra verso destra. Per cui quando si va da destra verso sinistra saranno sempre accavallati, semplici o doppi a seconda di quanti punti richiede il vostro lavoro. E quando si va invece da sinistra verso destra saranno sempre punti presi assieme. Di conseguenza adesso dobbiamo andare da sinistra verso destra e quindi faremo, dopo aver fatto i nostri 5 punti diritti, faremo due punti assieme, un gettato, due punti assieme, un altro gettato e un punto. Così finiamo il nostro primo modulo e saremo arrivate qua, al primo modulo. Adesso ricominciamo da qua e facciamo altri due punti diritti, un gettato, un accavallato semplice, un altro gettato e un altro accavallato semplice. 5 punti diritti, 1, 2, 3, 4, 5, 2 punti assieme a diritto, un gettato, 2 punti assieme a diritto, un altro gettato, l'ultimo punto diritto del modulo e il nostro punto di vivagno. Con questo noi abbiamo eseguito due moduli, cioè due volte questo modulo, dal primo segno di destra rosso
al secondo segno di sinistra rosso. Adesso dobbiamo fare questa riga e i quadratini vuoti sono tutti punti rovesci, senza nessuna lavorazione. Per cui ora voi tornate indietro facendo tranquillamente i vostri 34 punti a rovescio. Adesso siamo al terzo giro. Il terzo giro cominciamo sempre con il nostro punto di vivagno, il rovescio di quello che è senza lavorarlo, e poi faremo i tre punti diritti. Vedete? 1, 2, 3, perché noi stiamo facendo questo giro. Quindi 1, 2 e 3. Un gettato, una cavallata semplice, un gettato e una cavallata semplice. Adesso andiamo a fare tre punti diritti. 1, 2, 3. Due punti assieme a diritto, un gettato, due punti assieme a diritto, un altro gettato. E adesso i punti che andiamo a fare per finire il primo modulo saranno due. Arrivati a questo punto, noi siamo arrivati qui. Abbiamo da fare di nuovo i tre punti diritti di inizio modulo, che naturalmente un modulo seguente l'altro diventeranno poi cinque punti diritti. Comunque noi due li abbiamo già fatti, adesso andiamo a fare i tre di inizio. Quindi 1, 2, 3 e ricominciamo con un gettato e una cavallata semplice. Un gettato, un accavallato semplice, poi saranno tre diritti, 1, 2, 3, due punti assieme a diritto, un gettato, due punti assieme a diritto, un gettato, gli ultimi due punti a diritto più il nostro punto di vivagno. E abbiamo concluso la terza riga. Anche adesso il giro di ritorno, come vi dicevo, dove sono tutti i quadratini e non c'è scritto niente, non c'è nessun simbolo, vuol dire che è tutta maglia rovescia. Quindi fate tutto il giro maglia rovescia. Quinto ferro, di nuovo sul diritto del lavoro. Sempre punto di vivagno. Adesso i punti saranno 4. Vedete, siamo al quinto. 1, 2, 3 e 4. E riprendiamo con la solita lavorazione. 1, 2, 3 e 4, gettato, accavallato semplice, gettato, accavallato semplice, un punto solo, due punti assieme a diritto, gettato, due punti assieme a diritto, gettato. Adesso i punti che dobbiamo andare a fare per concludere il modulo sono 3 più i 4 iniziali, per cui saranno 3 e concludiamo, e altri 4 per iniziare sono 7. Quindi faremo 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 4. E riprendiamo con la nostra lavorazione. Gettato, accavallato semplice, gettato, accavallato semplice, un punto, due punti assieme a diritto, gettato, due punti assieme a diritto, gettato, gli ultimi tre punti a diritto per concludere il modulo, il nostro punto di vivagno sempre diretto. Vedete che il nostro lavoro sta prendendo forma, si ricomincia a capire come funzionano questi rombi, più che non sono quadrati, sono rombi. Lì nella maglia, vedete, potrebbero sembrare quasi quadrati messi per obliquo, ma in effetti sono rombi. Quindi proseguiamo con il nostro lavoro
facendo il sesto giro a maglia rovescia. E siamo arrivate al settimo giro, che sarebbe questo. E qui incominciate a vedere un simbolo che è diverso, questo triangolino. Questo vuol dire che noi dobbiamo chiudere, anziché un punto solo, come avevamo fatto qua, qui ne dobbiamo chiudere due. E ora vi faccio vedere come. Allora, primo punto, sempre di vivagno. A questo punto i punti che noi dobbiamo andare a fare sono 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Faremo il nostro gettato e un accavallato semplice. L'altro gettato e, come vi dicevo, ci ritroviamo adesso qui, esattamente in questo punto, dove abbiamo soltanto 3 punti e dobbiamo chiuderli tutti e 3, cioè di 3 deve diventare 1. Perché noi facciamo un gettato prima dei 3 punti, un gettato dopo i 3 punti, per cui aumentiamo di 2 punti. Non abbiamo i 4 punti da toglierne, 2 da una parte e 2 dall'altra, allora di 3 dobbiamo farli diventare 1. E come facciamo? Prendiamo il primo punto senza lavorarlo, come se dovessimo fare un gettato. Gli altri 2 li prendiamo assieme, come se non avessimo il problema di fare il gettato. Dopodiché, quando i 2 punti sono diventati 1, buttiamo il gettato sopra i 2 punti presi assieme. Lo rivediamo poi più avanti. Questo non è un accavallato doppio. Qualcuno potrebbe chiamarlo anche accavallato doppio, però l'accavallato doppio si fa, ve lo faccio vedere quando siamo qui nel diritto. Ora proseguiamo. Quindi abbiamo fatto questi, dobbiamo fare un gettato, 2 punti assieme, scusate tutto sto tac tac ma non so come mettermi, un altro gettato e adesso a questo punto dovremo fare questi 4 per chiudere il modulo più i 5 iniziali che sarebbero questi, quindi 9 punti. Andiamo a fare appunto, l'abbiamo fatto il gettato e adesso facciamo i 9 punti, 1, 2, 3. Ora che siamo qui a metà dei 9 punti, vi faccio vedere per spiegarvi com'è l'accavallato doppio, però non c'entra niente con il punto che noi stiamo facendo, è soltanto per farvi un esempio. Abbiamo detto che l'accavallato doppio si prende un punto, si fa il secondo e si accavalla il primo sul secondo. Questo è l'accavallato semplice. L'accavallato doppio io lo faccio prendendo il secondo punto senza lavorarlo e accavallando sia il secondo che il primo. Io l'accavallato doppio lo faccio così. Potrebbe essere che, come in questo caso dove i punti si devono congiungere, vi indichino accavallato doppio così come lo abbiamo fatto adesso e come vi rifaccio vedere nel prossimo passaggio. Quindi ora dissiamo questo che non c'entra niente. Andiamo a fare i nostri 9 punti tra un motivo e l'altro. Così, così e così. E ne abbiamo, contiamoli, sono 9, 2, 4, 6, 8, 9. Poi facciamo il gettato, un accavallato semplice, un altro gettato. E questo chiamiamolo anche accavallato doppio, che però vi ho fatto vedere che si può fare in due modi. Quindi prendiamo il primo punto senza farlo, ne lavoriamo due assieme e mettiamo il primo punto non lavorato sopra i 2 punti lavorati. Facciamo un gettato e ne prendiamo 2 assieme, un altro gettato e ci rimarranno gli ultimi 4 punti del modulo 1, 2, 3, 4 e il nostro vivaglio. E adesso di nuovo indietro, tutto a rovescio. Adesso siamo arrivati a questa riga dove ci sono questi pallini rotondi scuri che corrispondono a delle noccioline, che sarebbero queste. Vediamo se riesco ad inquadrarle. Non riesco perché? Ah, eccole. Sarebbero queste noccioline. E vediamo come farle. Vi dico già che io non sono riuscita a interpretare questa lavorazione, però
in un modo o nell'altro le facciamo. Ci mancherebbe altro che non riuscissimo. Ho provato in 2 o 3 modi e diciamo che il modo migliore, quello che mi sembra venga meglio, sia più simile a quello della foto, è questo. Comunque, a parte tutto, adesso noi ricominciamo il nostro giro e dobbiamo fare, dicevamo, siamo arrivati a questa riga, quindi faremo il nostro punto di vivagno e poi dovrebbero essere 5 punti diritti. Allora, nostro vivagno, 1, 2, 3, 4, 5. Adesso dobbiamo fare 2 punti assieme. Vedete che mentre prima avevamo questo simbolo che corrispondeva a un accavallato semplice, adesso il simbolo è cambiato, è uguale a questo, per cui saranno 2 punti assieme a diritto. Quindi noi dobbiamo fare 2 punti assieme a diritto, un gettato e un diritto, perché abbiamo detto che il quadratino dove non c'è niente corrisponde a un punto lavorato semplicemente. Nei giri pari corrisponderà a dei rovesci, nei giri dispari, perché adesso siamo al nono ferro, corrisponderà a dei diritti, come abbiamo fatto qua. Adesso arriviamo alla nocciolina. Ho provato a farla in tutti i modi che io conoscevo, però nessuna mi piaceva, nel senso che sono molto ravvicinate, perché vedete che non si lavorano solo nelle righe diritte, cioè nelle righe dispari, ma voi vedete che nel giro di ritorno, nel giro rovescio, ci sono di nuovo 2 noccioline, per cui facendole nel modo tradizionale, cioè un punto diritto, un punto rovescio, un punto diritto, per 3-4 volte, venivano molto grandi e molto ammucchiate, per cui mi sono avvalsa del mio amico uncinetto e ho provato a fare così. Ora lo facciamo assieme e ditemi voi se vi piace, secondo me è il modo migliore. Allora, siamo arrivati qui e abbiamo fatto il punto diritto. Adesso andiamo ad agganciarci in questo punto, che sarebbe il punto che corrisponde ai 3 punti di chiusura che avevamo fatto non nel giro precedente, che era rovescio, ma nell'ultimo giro diritto che abbiamo lavorato. Noi andiamo ad agganciarci dentro al nostro punto diritto. Prendiamo il filo che stiamo lavorando e agganciamo col nostro uncinetto, facciamo un punto tenendolo un pochino allentato e poi mettiamo il filo sull'uncinetto e facciamo un secondo punto, cercate di tenerlo più lento possibile, un altro che sarebbero 2, facciamo il terzo e facciamo anche il quarto, poi vedete voi, io ne faccio 4, vedete voi, sempre andando ad agganciarmi nello stesso punto diritto di base, vedete voi in base al vostro filato, al filato, allo spessore del filato che adoperate o a quanto volete fare grossa questa nocciolina, se farne 3, farne 5, quanti volete. Secondo me con questo filato 4 vanno benissimo. Allora poi andiamo a rimettere il filo sull'uncinetto e, stando attenti a non perdere nessun punto, usciamo dall'uncinetto col punto così come lo avevamo preso. State attenti che sia, lo tirate un attimino, che non sia troppo molle, e chiudete con una catenella al punto, così. Questo punto lo andate a rimettere sul vostro ferro di destra e proseguite la lavorazione così come da schema. Quindi sarà un punto diritto, un gettato e un accavallato semplice, così. Poi ci ritroviamo a fare i nostri 4 più 5 punti, cioè 9 dovrebbero essere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Adesso, fatti i 9 punti, ci ritroviamo qui e quindi faremo 2 punti assieme a diritto, un gettato, un diritto e siamo di nuovo nel punto centrale dove dobbiamo andare a fare la nostra nocciolina, questa qua.
Riprendiamo l'uncinetto, ora lo rifacciamo assieme, così tanto ne abbiamo per altre due righe. Ci andiamo ad agganciare nel punto, se volete lo tirate e lo mettete direttamente sull'uncinetto. E poi andate a prendere il vostro filo. Tenetelo tirato per quanto riguarda il filo che esce dal punto che avete sul ferro di destra, però allungato per fare la nocciolina, non tanto per fare la nocciolina troppo stretta, ma quanto se lo fate, in quanto se lo fate troppo stretto, quando poi andate a chiudere i punti fate più difficoltà. Quindi abbiamo detto un punto e il filo sull'uncinetto. Scusate che lascio un po' andare questo ferro perché così rimane più semplice anche farlo vedere. Allora, un punto, poi ritorniamo dentro al punto e riprendiamo il filo. 2, poi 3 volte, vedete che mi si sta un po' stringendo, vedete come sono stretti i punti, quindi li andiamo a rifare. Ecco il nostro punto che avevamo sul ferro, prendiamo il filo, mettiamo un po' e sull'uncinetto. Di nuovo nel punto, tiriamo un pochino, filo sull'uncinetto. Nuovamente nel punto, per la terza volta, filo sull'uncinetto. Di nuovo nel punto, per la quarta volta. E andiamo a chiudere questi punti. Non preoccupatevi del punto che si allunga perché poi ritorna normale. Ecco, quello che dovete stare attenti a non stringere troppo questi punti che poi vi fa fatica chiudere la nocciolina. Con una catenella chiudiamo e andiamo a mettere il nostro punto sul ferro. Come vedete, quel punto che vi sembrava tanto grande, avete visto, rimettendolo sul ferro si è chiuso, non è più così grande. Adesso andiamo a finire il nostro giro. Facciamo il nostro diritto, un gettato, un accavallato semplice e finiamo tranquillamente il nostro ferro. È l'unico giro che sarebbe il decimo giro, è l'unico giro che noi dovremo andare a lavorare, cioè a fare la nocciolina, anziché, come vi ho detto fino adesso, il rovescio, si fa tutto rovescio senza nessuna lavorazione. In questo caso invece dovremo andare a fare la nocciolina. E la nocciolina dove la dobbiamo fare? Come vedete qui, dobbiamo farla sul punto che avevamo fatto diritto, che adesso lo troviamo come rovescio, che rimane tra la nocciolina che abbiamo fatto e il gettato. Per cui adesso, tornando indietro, partiamo da qua, faremo il nostro punto di vivagno, poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 punti rovesci e poi la nocciolina. Quindi facciamo il nostro vivagno sempre senza lavorarlo. Abbiamo detto 6 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e ci troviamo, vedete qui c'è la nocciolina, ci troviamo sul punto prima della nocciolina e anche qui con l'ausilio del nostro uncinetto andiamo a fare la stessa cosa. Prendiamo il filo della lavorazione e facciamo di nuovo un punto sull'uncinetto e un gettato sull'uncinetto, un punto e un gettato. Oh, scusate che mi sono caduti i punti. Ora facendo il video sembra molto più complicato, ma se avete modo di tenere il lavoro bene in mano non risulta così complicato, state tranquille. Allora abbiamo detto 2, 3 e 4. Andiamo a chiudere i nostri punti facendo un po' di attenzione. Questo è il momento più difficile, più noioso. Ecco il nostro punto, lo tiriamo un po' e lo rimettiamo sul nostro ferro. Ah no, scusate, prima lo dobbiamo chiudere, dobbiamo fare la catenella di chiusura
e lo rimettiamo sul nostro ferro. Vedete che abbiamo il punto allungato, ma come riprendiamo la nostra lavorazione, il punto allungato non c'è più, sparisce, perché adesso noi andiamo a lavorare a rovescio il punto col quale avevamo chiuso la nocciolina nel ferro diritto precedente, lo lavoriamo a rovescio e andiamo a prendere di nuovo questo punto seguente per fare l'altra nocciolina. E sarà, volendo potete anche farla così senza scendere dal ferro, come vi trovate più comoda, così e poi tirate. Io trovo che sia più comodo facendolo cadere 2 e 3. E 4 e chiudiamo la nostra nocciolina col nostro punto di catenella e la andiamo a rimettere sul ferro così e proseguiamo con i nostri rovesci sino ad arrivare alla nocciolina seguente, quindi saranno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, e ci ritroviamo sul punto immediatamente seguente la nocciolina e andiamo a fare l'altra come abbiamo fatto qui in precedenza. Allora abbiamo detto siamo di nuovo qua, riprendiamo il nostro punto sull'uncinetto, 1 e un gettato sull'uncinetto, 2 e il gettato, 3 e il gettato e il quarto punto. Chiudiamo, facciamo la nostra catenella e mettiamo il ferro, il punto sul ferro di destra. Così, tirate bene, andiamo a lavorare la nocciolina che abbiamo fatto all'andata e subito dopo andiamo a fare l'altra nocciolina agganciando di nuovo il nostro punto, così, sull'uncinetto, sempre cercate di, ripeto, tirarlo quel tanto che basta per tenerlo stretto al punto precedente, ma che poi vi permetta di poterci lavorare. 1, 2, 3 e 4. Chiudiamo, catenella e rimettiamo il nostro punto sul ferro di destra e finiamo il nostro giro con tutti i punti rovesci. Ecco, come vedete, abbiamo fatto le nostre prime tre noccioline che corrispondono a questo, questo e questo. E se andiamo a vedere il nostro lavoro, non so se si vede bene, vedete che la prima nocciolina ha i fili, la lavorazione che va da destra verso sinistra, proprio come la nostra. Le altre due invece hanno i fili che vanno da sinistra verso destra, esattamente come questa. Per cui direi che è il sistema più simile a quello della foto da cui abbiamo rilevato, da cui abbiamo fatto il punto. Adesso dobbiamo andare a fare ancora l'ultima nocciolina che deve rimanere proprio in corrispondenza di questa, cioè lavorata su questo punto, ma contemporaneamente dobbiamo andare a fare anche i nostri gettati, il nostro, chiamiamolo, ajour. Per cui ritorniamo al nostro schema. Scusate, se ci riusciamo è meglio. Eccoli, ecco, siamo ritornati al nostro schema e adesso partiamo da qua
e faremo uno di vivagno e 4 punti diretti. Il nostro vivagno, 1, 2, 3 e 4. Poi abbiamo 2 assieme a diritto, scusate si vede male, 2 assieme a diritto, un gettato, 2 assieme a diritto, un gettato. E adesso qui rimarrà non più difficile fare la nocciolina, però potrebbe essere che il gettato che voi avete fatto vi cada durante la lavorazione della nocciolina, però nel momento in cui dovesse cadere voi andate a recuperarvelo. Vediamo nel caso cadesse come fare. Allora andiamo a riprendere il nostro punto. Ricordatevi, come vi ho detto, che avete sempre il gettato sul ferro, questo sul ferro e il filo va dietro. Andate a recuperare il vostro filo, così, non facendo cadere il gettato dal ferro di destra, e rifate l'ultima nocciolina. 1, 2, 3 e 4. Chiudiamo i nostri punti sull'uncinetto e chiudiamo la pallina, la nocciolina, con un punto. Lo rimettiamo sul ferro, vedete che il nostro gettato non è caduto, e adesso continuiamo con un gettato, un accavallato semplice, un gettato, un altro accavallato semplice, e dovremo andare a fare 3 e 4, 7 punti diritti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 assieme a diritto, un gettato, 2 assieme a diritto, un gettato, lasciandolo sul ferro, riprendiamo l'uncinetto e facciamo la nostra ultima nocciolina, che sarà data dai nostri 4 punti. Allora, tenendolo bello stretto, il più possibile, se riesco, Vi ripeto, la difficoltà che vedete, i problemi che ho io nel lavorare sono dati dalla difficoltà che ho di tenere il lavoro in mano, perché devo stare al di là della telecamera per farvi vedere come fare il punto. Però se io avessi i ferri tenuti normalmente, questi problemi non li avrei, e quindi anche voi che non starete registrando ma starete facendo il lavoro non avrete senz'altro il problema che incontro io nel registrare. Quindi dicevo 1, 2, 3 e 4. Chiudiamo la nostra nocciolina, perché prima di fare il video ho provato a farla e vi assicuro che veniva molto meglio di così, però dipende tutto dalla posizione del lavoro. Rimettiamo il nostro punto e tiriamo. Quindi adesso facciamo un gettato, un accavallato semplice. Aspettate che quel punto l'ho preso male, purtroppo, ecco. Un accavallato semplice. Un gettato. Un altro accavallato semplice. E finiamo col diritto.
Il prossimo giro sono tutti punti rovesci sino alla fine dei punti. Quindi adesso voi tornate indietro, vedete che le nostre noccioline incominciano a prendere forma, vedete? Si vedono bene. E se andiamo di nuovo a vedere il nostro lavoro, vedete che richiamano, rispecchiano perfettamente le noccioline come nella foto. Quindi adesso fate il rovescio e poi vediamo come proseguire. Eccoci, finito il rovescio, vedete che il nostro lavoro incomincia a prendere forma. Qui si sta formando la losanga, cioè il rombo, come lo vediamo qua. Qui abbiamo visto le nostre quattro palline e i nostri gettati, il nostro, chiamiamolo ajour, che si sta di nuovo, mentre prima andava a stringersi, adesso va a allargarsi per poi andarsi a stringere nella losanga seguente. Quindi adesso ci ritroviamo, abbiamo fatto questo giro tutto di punti rovesci, che sarebbe il dodicesimo, dobbiamo andare a fare il tredicesimo, e da qui ricominciamo a fare quello che era il lavoro normale, anziché fare questa parte, praticamente adesso stiamo facendo questa, vedete che si ripete da questa parte, non cambia assolutamente niente. Quindi punto di vivagno, abbiamo una, due e tre, due punti assieme, un gettato, due punti assieme, un gettato, tre punti, uno, due, tre diritti, un gettato, un accavallato semplice, un gettato, un accavallato semplice, e adesso saranno 5 punti diritti, 1, 2, 3, 4, 5, 2 assieme a diritto, un gettato, 2 assieme a diritto, un gettato, tre diritti, 1, 2, 3, un gettato, un accavallato semplice, un gettato, un accavallato semplice, ai nostri due diritti più il vivagno. E adesso di nuovo tutto rovescio al ritorno. Facciamo ancora un ferro, ma intanto ormai avrete capito come funziona, perché adesso stiamo di nuovo andando a stringere, per cui avremo, prima avevamo i tre, adesso avremo i due, poi uno, poi la nocciolina, che io non vi consiglio nel primo giro di farla, perché poi vi potrebbe creare problemi, però vediamo un attimino, cioè vedrete voi man mano che fate. Quindi adesso facciamo ancora un giro assieme, abbiamo detto che sono due diritti, due assieme a diritto, un gettato, due assieme a diritto, un gettato, uno, due, tre, quattro, cinque, un gettato, un accavallato semplice, un gettato e un accavallato semplice. Tre diritti, due assieme a diritto, un gettato, due assieme a diritto, un gettato, uno, due, tre, quattro, cinque. Un gettato, un accavallato semplice, un gettato, un accavallato semplice e un diritto, e il nostro vivagno. E di nuovo rovescio. Ecco, come vedete, si sta formando la losanga. Praticamente noi adesso siamo
A questo punto noi siamo qui ad avere i tre punti che devono diventare uno, perché farete qui un due assieme e poi un accavallato, proseguirete con i vostri gettati e accavallati tanto da una parte che dall'altra, e quando arrivate a questo punto qua, a questo giro, ecco, uguale al, non riesco a vedere, al settimo, cioè quando abbiamo fatto l'accavallato doppio, e poi riprenderete a fare le noccioline, solo che invece che farle in questo punto le andrete a fare in questo punto, spostandole tutte le volte all'apice, diciamo, della nostra losanga, del nostro rombo. Volevo dirvi ancora una cosa. Mi hanno chiesto come si fa il bordo. Vedete, non so se riesco ad allargarlo tanto. No, non ce la faccio ad allargarlo. Vediamo se riesco ad andarvi vicino. Ecco, non si vede granché. Aspettate che tolgo la manina. È andato via. Ecco, mi sembra anche giusto. Così, togliamo la manina, così. Vedete il bordo? Secondo me il bordo non è altro che lo stesso punto, questo, non è altro che lo stesso punto, questo qui, il bordo, anziché fare due, una e una, due, è soltanto una fila di gettati, perché se voi vedete segue pari pari lo zigzag della copertina. Anziché fare sull'angolo qui le palline, prosegue con dei punti diritti e poi riprende a fare cioè i punti diritti, gettato e punto diritto, e prosegue a fare lo zigzag. Siccome secondo me questo è un punto abbastanza complicato di sé, io non vi consiglierei, se volete fare la copertina, di fare un bordo. Non so se nel video si vedrà la mia tendina, comunque non vi consiglierei di fare un bordo del genere, ma fatevi tranquillamente un bordo legaccio, così come mi sembra sia in fondo, ve lo seguite anche dalla parte, o altrimenti dalle parti, o altrimenti iniziate normalmente e poi vi fate intorno alla copertina un bel bordo a punto basso. È talmente già lavorata la copertina che secondo me non necessita di un bordo così lavorato, così importante, toglie bellezza. Poi dalle parti è lavorato, sotto non lo è. Io dovessi farla io, lo farei più simmetrico, non così, uno da una parte, uno dall'altra. Toglierei questo. Ho tutto punto legaccio, perché anche questi punti mi sembrano di legaccio, quindi così e così tutto legaccio, evitando questo, o altrimenti niente legaccio all'inizio e alla fine, niente legaccio dalle parti, vi lasciate magari anziché uno due punti di vivagno, qui iniziate non subito sulla prima riga come vi ho detto all'inizio, ma con due ferri di maglia rasata, e poi vi andate a fare dei punti bassi tutto intorno alla copertina. Quello sta un pochino a voi, a come preferite fare. Io eviterei nel modo più assoluto di dover fare questo zigzag anche qui dal bordo, perché poi vi crea problema nel momento in cui arrivate alle noccioline, qui non ci sono, non so, io non lo farei. Un consiglio che vi do io, come vedete, mi sembra di rispecchiare, vediamo se riusciamo a tirare, ecco così, mi sembra di rispecchiare abbastanza quella che è la foto. Mi ripeto ancora una volta, non giurerei che queste palline siano fatte come le hanno fatte loro, ma purtroppo è una lingua che io non conosco, non si vede nemmeno, tra l'altro qui non si vede, eccolo, non si riesce nemmeno, anche volendo fare la traduzione, non si riescono a capire i caratteri, di conseguenza non si riesce nemmeno a tradurre quel poco che potrebbe aiutarci a capire come li hanno fatti. Però, come vi dicevo prima, se andiamo a vedere i fili, questi e poi questi e poi di nuovo questi, diciamo che rispecchiano abbastanza quello che abbiamo fatto noi. Vi auguro di fare un buon lavoro, spero che questo punto vi sia piaciuto, spero soprattutto di essere stata di aiuto per chi me l'ha chiesto, e alla prossima!